ringrazio i rappresentanti delle associazioni di categoria più importanti di questo settore che sono qui, che hanno portato il loro contributo, li ringrazio per la loro presenza e ringrazio tutti voi ovviamente per essere qui. Io penso che su questo tema prima di tutto dobbiamo definire un attimo il quadro generale, perché noi oggi abbiamo voluto parlare di questo tema insieme a voi prima di tutto per assumere un impegno che non è soltanto sui singoli temi, ma è su cosa vogliamo fare dello Stato quando è chiamato a scrivere sia a livello regionale sia a livello ministeriale le regole che vi riguardano. In tutti i parlamenti ormai europei c'è stata una presa di consapevolezza della crisi dei parlamenti e molti parlamenti ormai hanno cambiato i loro regolamenti, molti anche enti territoriali hanno cambiato i loro regolamenti. Tutti sanno ormai che scrivere una legge e poi ascoltare i diretti interessati è l'approccio peggiore per qualsiasi settore. Dico una banalità, però intanto questa banalità si ripete ormai da anni come fenomeno. Voi siete l'associazione di rappresentanza, io conosco i vostri presidenti a livello nazionale, li ho incontrati in questi anni, pur non occupandomi di agricoltura, lo sforzo più grande che fa un portatore di interessi è quello di dover trovare il canale giusto per riuscire ad incidere su come si stia scrivendo il bando, su come si stia scrivendo la regola che gestisce l'AGEA, come si stiano scrivendo le leggi istitutive di enti di controllo o di erogazione di fondi. E la loro capacità, lo dico ai cittadini, è quella di essere bravi nel riuscire a raggiungere la parte politica, il decisore pubblico e far valere le proprie istanze, le proprie ragioni. Non sempre quelle ragioni entrano nel provvedimento che si scrive. Perché? Perché è tutto non ufficiale. La gran parte dei rapporti che tiene un'associazione di categoria in questo paese, non vale solo per l'agricoltura, col decisore pubblico, con la politica, è sempre non ufficiale. Perché di ufficiale, ad esempio, il Parlamento, l'unico strumento che hanno le associazioni di rappresentanza per dire guardate, state scrivendo questa legge, ascoltateci, è l'audizione in commissione, che è uno strumento secondo me novecentesco, per il quale c'è una commissione di 30 parlamentari che un giorno decide di audire per 10 minuti a testa 30 associazioni di categoria e gli dice diteci un po' che cosa pensate della riforma dell'AGEA, parliamo di uno dei mostri più temuti oggi dalle imprese agricole. Tutti vengono, probabilmente sono quasi tutti d'accordo perché i problemi sono quelli, in 10 minuti non riescono a dire quasi nulla, depositano un documento, qualcuno ha ascoltato, qualcuno ha sentito, qualcuno era distratto e poi molto spesso si procede sempre per la strada che non è quella che accoglie queste istanze. Allora, prima ancora di discutere dei singoli temi, qui l'obiettivo è un altro, non è quello di dire noi ci faremo carico delle istanze che portate, quello sicuramente. Ma la più grande istanza che portano queste persone e queste realtà è avere la possibilità di incidere in maniera vincolante su quelle che sono le norme che riguardano il loro settore, quando noi le scriviamo. E per fare questo dobbiamo solo copiare un po'. Nei parlamenti europei, molti parlamenti europei, coloro che rappresentano un settore possono presentare a firma loro proposte di modifica alla legge che noi stiamo trattando e io parlamentare mi devo assumere la responsabilità non di ascoltare o non ascoltare ma di bocciare col mio voto, di promuovere col mio voto, approvare col mio voto la loro proposta che riguarda quella legge. Poi non sopravvalutiamo la funzione del legislatore sia regionale che nazionale, cioè di quello che fa le leggi. Perché in realtà è molto importante fare in modo che coloro che rappresentano un settore possano incontrare direttamente i funzionari che scrivono queste norme, i funzionari che scrivono i regolamenti attuativi, i funzionari dei ministeri che scrivono le circolari, coloro che sostanzialmente compongono i testi. Quelle persone lì, oggi per incontrarle, è molto più difficile che incontrare probabilmente il ministro degli esteri. E devi riuscire a trovare il canale giusto per riuscire ad arrivare al suo ufficio e parlargli. Non è così in altri paesi europei. I portatori di interesse hanno il diritto di incontrare in maniera frontale il funzionario che sta scrivendo il regolamento per il loro settore, perché gli dice prima di fare un guaio guarda che questa strada che stai percorrendo potrebbe tagliare fuori troppe imprese, state aumentando la burocrazia, state aumentando la certificazione.
Allora, la nostra idea è prima di tutto una seria riforma dei regolamenti delle istituzioni per assicurare agli organi di rappresentanza di incidere davvero nella formazione delle norme. Vale per le associazioni di rappresentanza, vale per le realtà territoriali che devono poter incidere sulla scelta di una grande infrastruttura sul loro territorio. Prima si parlava di consumo del suolo. Io ho grande rispetto per il settore agricolo, mio nonno era un contadino, mio padre ha continuato un po' a coltivare, quindi ho avuto la fortuna di avere il contatto con la terra comunque, che è un privilegio oggi per molti giovani, avere avuto la fortuna di restare a contatto con la terra, con il ciclo della terra, con quello che significa coltivare. Ma ricordiamoci sempre, come diceva chi mi ha preceduto negli interventi, che dissesto idrogeologico e cura del territorio dipende dall'abbandono del territorio legato al fatto che l'agricoltura ha iniziato ad arretrare in questo paese negli anni, perché agricoltura significava bloccare lo sviluppo dal punto di vista del cemento sul territorio, e allora si è sacrificato sempre più territorio per poter continuare ad investire in cemento. E io vengo da una famiglia che ha fatto per 30 anni edilizia con una piccola impresa, quindi so benissimo che l'edilizia è stato il motore della nostra economia, ma proprio perché vogliamo che resti uno dei motori, dobbiamo metterci in testa che questo motore non può continuare a costruire sempre nuovi volumi, perché costruendo nuovi volumi ha svalutato il valore di tutto quello che avevamo come patrimonio edilizio e ha mangiato territorio, il quale poi è stato sottratto all'agricoltura e il quale non riesce più a sostenere le intemperie, e sappiamo anche in questa regione che cosa significhi poi quando il territorio e il terreno non regge più le intemperie e le perturbazioni. Dobbiamo cominciare a rilanciare quel settore dal punto di vista della ristrutturazione dell'esistente, dico una banalità, però quello è molto importante anche per permettere alla nostra agricoltura di continuare a curare la nostra terra e a sviluppare i nostri prodotti. Deve cambiare l'approccio anche in questo. L'altro tema è l'Europa. Io ho girato tutta Italia in questi 5 anni, ho avuto il privilegio di conoscere molti nostri agricoltori. Quando entro in un'impresa agricola, gli agricoltori mi parlano di politica estera, ormai. Conoscono molto meglio di noi i trattati che stanno arrivando, quelli che minacciano i nostri prodotti, quelli che favoriscono l'entrata di determinati prodotti abbassando il prezzo dei nostri, svalutandoli, quelli che hanno permesso alla grande distribuzione di poter giocare a ping pong: se il prezzo non va bene in Italia vado in un altro mercato che ha prodotti molto simili. L'Europa non è un monolite che noi non possiamo cambiare, dobbiamo metterci in testa questa cosa qui perché è molto importante, io ci credo tanto. Oggi siamo in una condizione europea in cui da 100 giorni la Germania non riesce a fare un governo, ancora non l'hanno fatto alle elezioni, la Merkel non si è ancora rassegnata, anche la Merkel, ma tuttora non riescono a fare un governo. La Francia ha i partiti tradizionali, quelli che hanno fatto il bello e il cattivo tempo sulla PAC per anni, i partiti tradizionali ridotti ai minimi termini, perché Macron li ha ridotti ai minimi termini, la Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza. Noi abbiamo un vantaggio, un governo stabile non abbiamo mai avuto negli anni, e questo ci ha dato anche in qualche modo una capacità di resilienza più forte. Adesso che cosa dobbiamo fare come paese? Andare a quei tavoli e sfruttare questo momento. Io non è che gioisca del fatto che gli altri paesi sono indeboliti, ma questa è una grande occasione per il paese, in tante partite, una su tutte l'agricoltura. Modificare alcuni trattati che stanno permettendo l'ingresso di prodotti che danneggiano la nostra, capire che cosa vogliamo farne di queste sanzioni alla Russia che stanno facendo perdere al comparto agricolo diversi miliardi di euro ogni anno. Quando ho parlato con gli americani a Washington, loro mi hanno detto che le sanzioni sono uno strumento. Benissimo, capiamo se sta funzionando o se sta danneggiando l'economia dei nostri paesi, perché possiamo cambiare strumento se dobbiamo continuare ad intimare alla Russia di rispettare il dossier Crimea. Beh, questo è un altro tema, ma a quei tavoli come ci si va? Io conosco solo un modo, sicuramente il dialogo, però il dialogo presuppone che quando tu vai a contrattare debba avere un peso contrattuale. Qual è il nostro peso contrattuale? Diamo all'Unione Europea 20 miliardi di euro ogni anno. 20 miliardi di euro, come diceva Tiziana, siamo tra i primi contributori dell'Unione Europea, siamo la seconda forza manifatturiera dell'Unione Europea, siamo un paese fondatore
gli diamo 20 miliardi, ne rientrano circa 12 ogni anno, a noi fa anche piacere essere contributori netti, però questa Europa deve essere un'occasione per le nostre imprese, per la nostra agricoltura, per i nostri cittadini, non deve essere soltanto un pozzo senza fondo dove prendiamo le tasse degli italiani e le mettiamo. Quindi questi sono pesi contrattuali, ora sta a noi farli valere come? Prima di tutto da paese presente, voi sapete il Parlamento italiano quanti funzionari ha a Bruxelles? 2, forse 1 dalla prossima legislatura, il Parlamento tedesco ne ha 45, stiamo parlando di numeri completi, è come se una squadra giocasse in 11 e una in 1, a meno che non abbiamo l'uomo bionico di fronte è impossibile che possa vincere quella partita. Noi così stiamo giocando in campo, anche i direttori generali che sono importantissimi in Unione Europea li abbiamo lasciati agli altri paesi e noi come paese negli anni ci siamo presi incarichi più bassi perché erano di più e quindi evidentemente si potevano distribuire più poltrone, ma questa visione miope non ci ha permesso in questi anni di tutelare un comparto agricolo che, come diceva Tiziana, è unico perché ha delle peculiarità che non esistono in altri paesi e questo vale anche per le imprese. Noi siamo un paese che ha il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti. Quando si fanno le norme, le direttive, i regolamenti europei per le imprese in Europa, si fanno sul modello francese e tedesco, in cui le piccole imprese hanno 90 dipendenti. Noi siamo fuori dai radar di molte norme europee perché non è mai stato chiaro lì che quando si fanno norme sulle imprese bisogna tenere presente delle caratteristiche italiane e io non mi rassegno all'idea che dobbiamo fondere le nostre imprese perché sono troppo piccole, perché è proprio questo che ci ha fatto grandi col Made in Italy, con l'eccellenza agroalimentare, se abbiamo tutte queste varietà in ogni settore, perché siamo un po' quelli che si mettono insieme ad un socio ma dopo un po' si dividono e creano due imprese e poi si dividono e creano altre due, questo ce l'abbiamo un po' come paese, ma questo ci ha permesso anche di diventare in questi anni la prima forza per export, il primo paese per export in Europa, perché abbiamo tanta creatività, tanta voglia di fare, siamo un po' indipendenti, ma questo ci ha dato grande forza. Io non voglio cambiare la struttura economica e produttiva del paese, voglio cambiare le norme che si fanno lì per adattarle anche alle nostre caratteristiche economiche e produttive, vale per l'agricoltura ma per tutti gli altri settori. Poi è chiaro, guardate, io della GEA ne ho sentito parlare da Noto fino a qui, fino a Bolzano, tutti ne parlano, perché è veramente un incubo e io non dico che va riformata ma va rifondata totalmente come ente, e rappresenta secondo me una delle più alte espressioni di uno Stato che ormai ha raggiunto delle perversioni imprevedibili quando si occupa di un settore economico. Voglio fare una piccola digressione su questo. Io sono entrato in Parlamento convinto che servisse una legge per ogni problema di questo paese, ne esco fuori convinto che il problema di questo paese è proprio la legge, quante se ne fanno. Noi in Italia abbiamo 187.000 leggi a cui, di rango nazionale, a cui se ne somma una nuova a Roma ogni 2 giorni e mezzo. Adesso hanno sciolto le Camere, quindi sono fermi, ma la media è stata questa legislatura una nuova ogni 2 giorni e mezzo, che si somma alle leggi regionali, alle norme europee, regolamenti attuativi, circolari, decreti ministeriali. Tutto questo fa sì che un'impresa agricola o un padre o una madre di famiglia che non ha un'impresa, ogni mezza giornata vede piombare sulla sua testa nuove norme. Questo potrebbe essere una cosa che vi fa dire, ma questi parlamentari sono bravi, fanno una legge ogni 2 giorni e mezzo, sono produttivi. Invece è proprio sbagliato il concetto. Perché? Perché in questi anni, ma non solo negli ultimi 5, ormai sono 20-30 anni, in questo paese ogni volta che c'era un'istanza, invece di rispondere a loro cercando di metterli in condizione di poter agire in quel settore, gli si chiedeva un nuovo certificato. Io oggi quando incontro le imprese mi dicono: vi prego, non fate più leggi sulla semplificazione e la sburocratizzazione, perché ogni volta che ne fate una introducete nuova burocrazia e nuove complicazioni. Ed è vero, io non posso negarlo, è un atteggiamento culturale. Anche quando si è provato ad eliminare gli studi di settore, si è inserito il ranking d'azienda, quando si è provato ad eliminare il redditometro si è inserito lo spesometro. È culturalmente un paese in cui si è invertito l'onere della prova,
l'impresa o il cittadino è disonesto fino a prova contraria, è colpevole fino a prova contraria, e tu con 130 giorni l'anno di scartoffie che mi devi fare come imprenditore mi devi dimostrare di essere onesto. Allora cambiamo un attimo il paradigma: il cittadino è onesto fino a prova contraria, e io Stato, se devo dimostrare che lui non si sta comportando bene, devo fare i controlli, non chiedergli gli adempimenti. Ma per fare i controlli non ho più bisogno di andare in azienda, basterebbe mettere d'accordo in questo paese gli enti che hanno le banche dati. Se noi iniziassimo ad utilizzare le banche dati incrociate di camere di commercio, comuni, INPS, INAIL, tutto quello che riguarda agenzia delle entrate, agenzia delle entrate e riscossione, non servirebbe più neanche andare a fare i controlli con gli ispettori delle aziende. Loro sono liberi di lavorare, lasciati in pace, e lo Stato ha modo di incrociare, per esempio con la motorizzazione civile, se uno si è comprato una Ferrari pur avendo un reddito di 1000 euro al mese. Questa roba qui oggi non si fa, perché gli enti sono gelosi delle loro informazioni e non li vogliono condividere, perché le informazioni sono potere. Quando metti le informazioni in mano ad un altro, tu non hai più il potere che avevi prima. Lo trovate come resistenze, come vicepresidente della Camera, che chiedevo all'Ips di dirmi quali fossero, anzi l'Ips chiedeva alla Camera quali fossero i vitalizi degli ex parlamentari. Alla fine non se ne è uscito, noi questa regola non l'abbiamo mai avuto, perché in quel caso, un caso limite, far uscire quei documenti era un dato politico, ma in generale si utilizza sempre la privacy per non condividere dati. E quindi che cosa succede? Che un'impresa agricola in questo paese deve arrivare a volte anche a 130 giorni l'anno di adempimenti più 60 di controlli, in cui lo Stato viene a chiederti quei certificati che tu hai già mandato allo Stato e ti chiede se ne sei in possesso. Morale della favola, si dice, ma le imprese italiane non sono produttive, hanno una bassa produttività. Ma no, io dico un'altra cosa, che nonostante il 70% di tassazione a volte sulle imprese, poi dipende dai settori, nonostante il fatto che si passino 190 giorni l'anno a fare adempimenti, nonostante i livelli di burocrazia, queste imprese ci fanno diventare il primo paese per export in Europa, la seconda forza manifatturiera d'Europa. Non credo che a Roma ci si possa vantare di nulla, al massimo il Presidente del Consiglio deve ringraziare i nostri imprenditori che riescono a fare questi risultati nel mondo e nel paese, nonostante le difficoltà che probabilmente nessun altro paese ha in Europa. C'è un tema, quello della tassazione. Io dico soltanto una cosa: il Made in Italy non potrà mai essere robotizzato. È difficile, certo, l'agricoltura sta utilizzando sempre nuove tecnologie, ma si fonda su un concetto che è le cose ben fatte, è la qualità, è quello che noi abbiamo portato avanti per anni. Ma non solo nell'agricoltura, anche in altri settori come l'artigianato, è difficile immaginare che si possa sostituire un artigiano con un robot, ma non perché il robot non sappia fare il lavoro dell'artigiano, ma perché a quel punto non è più il Made in Italy, è produzione in serie. Allora qual è il modo per riuscire a tutelare le nostre imprese che fanno eccellenze? E vado verso la conclusione. È abbassare il costo del lavoro, perché se io devo continuare ad assumere, ed è giusto che sia così, a me datore di lavoro, un dipendente che pago 1300 euro al mese, non mi può continuare a costare altri 1300 euro al mese. Il costo del lavoro è altissimo. Come si fa a superare questo problema? Guardiamo un po' gli altri paesi. Noi come agricoltura competiamo un po' con la Spagna. La Spagna è un paese in cui se assumi un dipendente a 1300 euro al mese netti che gli dai, a te datore di lavoro costa 300 euro al mese. Questi sono i costi. Come hanno fatto? Una cosa molto semplice. 3 anni fa hanno preso una parte dei soldi che non potevano utilizzare nei parametri europei, il famoso 3%, hanno sforato il 3%, hanno preso una parte di quei soldi in deficit, hanno abbassato il costo del lavoro, l'economia è cresciuta perché si assumeva di più, perché si facevano più investimenti, e hanno avuto modo di cominciare a ripagare il debito. Io non dico che dobbiamo fare impazzire il debito pubblico, abbiamo il debito pubblico tra i più alti in Europa, però restando in quei parametri del 3%, l'unica cosa che abbiamo fatto è far continuare a crescere il debito pubblico in Italia. Quindi quella ricetta non funziona, dobbiamo cambiarla, prendendo anche esempio da altri paesi europei. Ma per riuscire a combattere la burocrazia, io a queste persone non posso promettere nuove leggi per sburocratizzare, perché l'unica cosa che otterremo è aggiungerne un'altra a quelle 187.000. E allora ieri abbiamo presentato un progetto
che è 400 leggi da abolire, iniziando da una serie di leggi istitutive di adempimenti inutili che ci hanno segnalato anche tante imprese agricole, a cui vi chiedo un contributo. C'è un sito che si chiama leggidaabolire.it in cui abbiamo chiesto agli operatori del settore di segnalarci le leggi che secondo loro vanno eliminate, leggi che hanno istituito una serie di adempimenti che non servono a niente. Noi vogliamo partire, l'ho detto ieri, da adempimenti come lo spesometro, da strumenti come lo studio di settore, il redditometro che non si utilizza più ma continua a stare all'interno della normativa italiana, le leggi istitutive di Equitalia e di quella che adesso non si chiama più Equitalia ma è sempre Equitalia Agenzia delle Entrate e Riscossione. Voi direte: ma quando si abolisce si lascia un vuoto? Qui il problema prima di tutto è che è difficile trovare un vuoto nelle leggi dello Stato, perché soprattutto si trovano sovrapposizioni. Sullo stesso argomento c'è una legge che dice una cosa e una legge che dice il contrario. Così oggi, quando avete un problema, non sapete più neanche quale sia la legge di riferimento per quel problema e l'ente che vi deve risolvere quel problema. Quindi cominciamo ad abolirne un po' e cominciamo a invertire l'onere della prova. Per me le imprese, come i cittadini, sono onesti fino a prova contraria. Uniamo le banche dati, potenziamo gli strumenti di controllo e facciamo i controlli adeguati, ma lasciamo libere e in pace le persone di lavorare e di creare valore nel nostro paese. E quindi questo progetto sarà uno dei progetti che affronteremo per prima, e lo dico con una certa passione, perché negli ultimi 3 anni da vicepresidente della Camera mi sono dedicato soprattutto a questo, con un progetto che ho portato avanti con il Parlamento francese, inglese e tedesco, in cui viene fuori che tutti i paesi si stanno attrezzando per far fare meno legge ai loro parlamenti, non per farne fare di più. In Francia la quarta settimana del mese è vietato fare leggi, perché i parlamentari ne facevano così troppo che nella quarta si sono inventati la settimana del controllo parlamentare, che è un modo elegante per dire ne avete fatte già abbastanza nelle ultime 3. In Inghilterra ogni legge nuova che si fa, 3 vanno abolite, e ogni volta che fai una legge e dici che puoi creare 1 milione di posti di lavoro, per esempio, dopo 2 anni c'è una commissione che controlla i risultati di quella legge, se non sono stati raggiunti si abolisce. Ed è fatto divieto di richiamo, uno degli incubi, il comma 4 che richiama l'articolo 5 del paragrafo 6 della legge 7 che richiama il comma 5, anche nelle leggi dello Stato c'è scritto, alla 400 dell'88 è vietato fare i richiami, solo che nell'articolo dopo fa un richiamo, quella stessa legge, è fantastico, perché questo dimostra che puoi scrivere quello che vuoi nella legge, ma non c'entra niente, qui è un problema di atteggiamento dello Stato. Allora quello che io posso assicurare al mondo dell'agricoltura, che ringrazio che è qui, ma agli operatori produttivi del nostro paese, è che noi cambieremo atteggiamento. Non vogliamo essere più uno Stato interventista in ogni settore, ma che lascia in pace chi crea valore di lavorare. E se dovremo rifondare qualcosa è per togliere qualcosa, non aggiungere. Vale per le procedure dell'AGEA, vale per la burocrazia creata dai PSR, dai bandi per accedere al PSR, vale per tutto quello che riguarda anche le norme europee. Anche l'Europa è fortemente burocratizzata, quando emette nuovi bandi, quando emette nuovi strumenti economici sembra sempre che abbia a che fare con Al Capone, quindi gli chiede 100.000 garanzie per utilizzare quei soldi che poi sono i nostri, tra l'altro. Su questo cambieremo atteggiamento e codificheremo le procedure per cui chi è operatore di un settore deve poter incidere in maniera vincolante quando si fa una legge che lo riguarda, e non deve pregare questo o quel funzionario, questo o quel politico di essere ascoltato. Deve finire anche la politica della questua o la politica della supplica, in cui nei nostri paesi anche i consiglieri comunali del nostro paese a volte sembrano i ministri dell'interno, per quanto diventano importanti, per quanto ostentano il loro potere di poter incidere su qualcosa se li preghi abbastanza a convincerli. Tutto questo ormai è superato, questo attiene ad una politica che crede ancora di essere in un paese degli anni 70 in Europa. Tutto questo è superato ormai da procedure che permettono di incidere direttamente nelle nostre vite e nelle regole che riguardano la nostra società. Ci sarebbe tanto altro da dire, però spero vivamente di poter restare in contatto anche con voi a livello regionale, ripeto, penso ci saranno anche delle sessioni di incontro a livello nazionale con le vostre realtà nei prossimi mesi di campagna, ma la vera sfida è rivederci dopo il 4 marzo e metterci al lavoro. Adesso è campagna, quindi immagino che nell'ascolto di un programma brutto non lo troverete, è difficile trovare un programma elettorale brutto. Molto farà la credibilità di questi programmi, nel senso che io mi pongo sempre una domanda.
non vuole essere una polemica con nessuno, però mi pongo sempre una domanda. Io sono entrato in questa realtà a 26 anni, sono entrato in Parlamento, adesso ne ho 31, stiamo portando avanti un progetto con la prima forza politica del paese. Abbiamo fatto i nostri errori in questi anni, quando abbiamo sbagliato abbiamo chiesto scusa, però mi chiedo una cosa: i miei competitor o hanno governato negli ultimi 5 anni o da 81enne ha governato per 20 anni. Queste persone sono in campagna con me e dicono cambieremo questo paese, ma la domanda che a me fa impazzire è: ma perché non l'hai cambiato quando hai governato negli ultimi 5 anni? Questo credo che farà la differenza anche nei programmi, per quanto saranno ascoltati e per quanto saranno credibili. Vi ringrazio, grazie a tutti per la giornata. Grazie mille.